Visto che c'è un problema con la nuova, con il nuovo obiettivo, con la nuova tecnologia, hai visto? Siamo qua fermi in macchina come Cidoni, ecco perché tutte le altre interviste sono state fatte fermi in macchina invece che in movimento solito. Siamo qua con Dido, il quarto coach, il quarto giudice. Ti senti più coach o giudice? Io mi sento più osservatore. Voyeur, stalker. No, beh, stalker no, però mi piace, cioè mi piace l'idea di poter osservare e vedere questi ragazzi cosa combineranno. Cosa ti aspetti da Derrick Freestyle? Guarda, in realtà vorrei capire qual è il livello. Cioè, mi piacerebbe vedere se chi si è iscritto realmente cioè, ci crede in quello che sta facendo. E quindi arriva già preparato e arriva con un livello buono. Poi vabbè, per carità, giustamente ognuno ci prova in base al livello che ha, però sicuramente essendo un talent che ti porta in TV, spero di trovare un livello alto. Come hai reagito quando ti hanno chiamato per fare il giudice, l'osservatore, il coach a The Real Freestyle? La tua reazione? Ma guarda, all'inizio ero un po' sul chi va là, nel senso che volevo capire com'era l'attitudine, no? Però conoscendo i produttori del programma ero abbastanza sicuro che avessero fatto qualcosa di intelligente e soprattutto un po' diverso. Quindi una volta che mi hanno spiegato l'idea, mi piaceva molto questa cosa del la libera iscrizione, quindi non ci volevano selezioni o robe del genere, che quindi risultava molto accessibile a tutti. Ricordiamo che l'iscrizione costa 70 euro. 70 euro, 70 euro, quindi esatto. E quindi niente, boh, mi sono preso bene. Fatevi i vostri calcoli se non siete in periodo di grossa crisi. 70 euro sono un ottimo investimento. Secondo te, secondo che me, cos'ha The Real Freestyle più degli altri programmi che sono stati fatti ultimamente sul freestyle, tipo MTV Spit o Amici? Ma guarda, non so che cosa in realtà in più, è una cosa diversa. Mentre in Spit c'era la sfida e comunque la competizione tra i freestyler, più che una competizione tra di loro, è proprio il mettersi in mostra davanti comunque a dei coach che sono lì per valutare quello che stai facendo, non lo scontro tra i personaggi. Ok, sei più bravo tu rispetto a sei più bravo tu, ma probabilmente si valuteranno di più le qualità proprio singole di ogni partecipante. Quindi nel momento in cui tu arrivi e fai freestyle, quello che verrà giudicato è la tua persona, cioè il tuo lato artistico, non quello della competizione. Poi chiaramente sarà una roba di competizione, perché alla fine ci sarà chi vincerà un premio e tutto quanto, però nell'atto, nel momento in cui tu dovrai dimostrare di essere di essere un ottimo, un bravo freestyler, insomma un freestyler, tu dovrai dare il meglio di te senza dover comunque necessariamente scontrarti con qualcun altro. Una delle critiche che è stata più mossa nel net è appunto il vostro essere coach, nel senso, su una gara di freestyle metti almeno tre mostri del freestyle. E chi lo dice? Quelli sul web lo dicono. Ah, quelli sul web. Vabbè, quelli sul web, Carlo, sai quanta roba che dicono? Invece di parlare, fate. Come ti trovi tu a dover giudicare gente che fa freestyle? No, innanzitutto l'ho fatto per anni anch'io, cioè nel senso ho 32 anni, quindi... Sono vecchio di merda. Sì. Assolutamente, guarda chi parlo. Quindi ho fatto un sacco di sfide e ho fatto anni anch'io di freestyle. Angolo della puttana. Angolo della puttana. Con gli occhiali di Roberto Cavalli. Senti, cosa puttana stai combinando? Ma stavo preparando a mangiare questo. Cosa stai combinando artisticamente parlando? Vabbè, niente, adesso è uscito da poco il mio nuovo EP in free download, che lo trovate su www.suonoinchimica.it. E niente, è stata una bella provocazione questo EP, perché... Com'è che si chiama? L'EP si chiama Happy Birthday, perché è uscito il giorno del mio compleanno. Anche quindi del mio. Anche del tuo, esatto, due vecchi di anche merda. Del tuo?
anche, non lo so, del tuo, dice la statuetta dietro? No, lui il 25 dicembre. Ah, ok. Vabbè, sempre 25 stiamo parlando. Niente, appunto, si chiama Happy Birthday, è un gioco di parole perché era il giorno, è uscito il giorno del mio compleanno e quindi Happy Birthday è diventato Happy Birthday. E dicevo prima, è un po' una provocazione perché questo EP arriva dopo 3-4 mesi che ho pubblicato Schiavo dei Sogni, no? Però comunque la mia carriera, tra virgolette, da questo popolo del web che guarda e critica e fanno tutti gli espertoni di rap, non mi definivano un rapper capace di fare punchline. Sì, ma comunque di essere all'interno della cosa. Sembrava quasi come se io, sì, rappassi, però fossi tipo al di fuori della scena. Ricordatevi che lo faccio da quando ho 16-17 anni, quindi nel senso, in questa scena ci sono e ci rimango. E come dicono un pezzo, cioè nel senso, tu finché io lo faccio puoi solo commentarlo. Ma questo non è spacconeria, non è spocchia, è semplicemente un dato di fatto. Io faccio rap, che poi può essere diverso dal modo di rappare di qualcun altro o degli altri. Magari è un po' fuori dagli schemi, da quello che è definito rap classico o, non so, più radicato nel genere stesso. Però comunque questo è, cioè è comunque rap. E quindi avevo voglia di fare un progetto che fosse un po' più fresco e che levarmi un po' di sassolini dalla scarpa. Bene, due parole su The Real Freestyle. Per concludere soprattutto. Non vedo l'ora di registrare, di fare le puntate, di vedere che cosa succede e non vedo l'ora, come dicevo all'inizio, di sentire il livello dei freestyler. Mi aspetto tanto, quindi spero veramente che il livello sia alto e che, insomma, voi che farete, siete all'interno della competizione, dovete stupire noi coach che non vediamo l'ora. Che poi coach sembra sto parolone, cioè io a destra mi sento più tipo, come dicevo prima, osservatore. A me piace guardare, poi dico la mia, non è tipo legge quello che sto dicendo, no? Le iscrizioni sono aperte fino al 13 settembre. Ah, okay. E 70 euro, lo ricordiamo, perché è una cosa che poi tutti dicono: oh, ce la devo pagare, pezzi di merda. Sì, vai. Esatto, giustamente sì. Investite per il vostro futuro e investite le vecchie con le macchine. Anno.it, Mister Dido Uga Flame. Ok, yeah. The Real Freestyle, perché a fare il gioco sarete voi. Yeah. Ciao, bastardi. You move like a whack man.